Giuseppe Pardini di nuovo ai Serni, alle prese con un libro, Dal Volturno al Macerone, la nascita di un regno. Quale regno? Sì, si sta parlando del nostro Stato unitario, del Regno d'Italia. Siamo appunto nel 1860, alla fine del 1860, e proprio qui in quest'area, il Molise e l'Abruzzo meridionale, si svolgono due che sono degli avvenimenti decisivi di questa vicenda. Abortisce in questa zona un'ipotesi di resistenza dell'esercito del Regno delle Due Sicilie, l'esercito borbonico è in via di sfascio definitivo e completo, e dal nord invece stanno scendendo le truppe piemontesi di quello che diventerà appunto il Regno d'Italia. Quindi gli eserciti del Regno delle Due Sicilie sono presi tra due fuochi, l'esercito dei garibaldini dal sud e i piemontesi, gli italiani, dal nord. Qual è l'importanza del Molise in questo libro? Molise gioca appunto in particolare proprio la zona di Isernia, la piana di Pettoranello e il valico del Macerone, gioca un ruolo importante perché è qui che si concentra la più tenace, la più anche cattiva, tra virgolette, resistenza dei borbonici, sia delle truppe regolari che dei volontari, dei sostenitori. Si combattono due battaglie molto feroci che portano a conseguenze anche raccapriccianti dello scontro civile in atto e si esaurisce con lo sfondamento del fronte nord da parte dell'esercito piemontese, poi italiano, l'ultima resistenza possibile di Francesco II di Borbone.